un'anima selvatica, l'ho sempre avuta. Sono sempre stato appassionato da tutto ciò che è selvatico, dall'animale al vegetale, una semplice pietra. Quindi il nome nasce da lì. Dove non si urbanizza, dove il luogo comunque rimane selvaggio, la natura va. I boschi stanno tornando a rimpossessarsi di molti prati. Infatti in segreto anche un po' del nostro lavoro è lavorare con le piante selvatiche, che loro hanno una grande forza, si arrangiano. Più che coltivare, direi manovrare un po' le energie che hai a disposizione. Io cercavo terra da parecchi anni. Allora a un certo punto mi sono trasferito da un amico, insieme abbiamo iniziato a fare quello che stiamo facendo qua. Poi ho conosciuto Alice e quindi abbiamo trovato questa casa. Subito nel vederla ce ne siamo innamorati. Noi da 3 anni viviamo a 600 metri di altezza, si sale di 200 metri di dislivello, una casa abbastanza irraggiungibile. Siamo ad un'altitudine ideale per coltivare piante officinali, perché inoltre è molto più bello avere un paesaggio che si muove, vari colori, varie sfumature, varie altezze. È anche una cosa bella da vedere e da vivere. Gli oli essenziali sono composti da diverse sostanze. Questi composti hanno diverse volatilità, diversi caratteri, quindi ci sono delle note molto alte, per esempio il pino silvestre che ha iniziato a spingere le prime gemme molto balsamiche, piene di resina. In genere, ecco, tutte le note floreali sono delle note di cuore, avvolgenti, morbide, che percepisci anche un po' dopo. La sclarea è un fiore che qua coltiviamo in grandi quantità. Le note di base invece sono quelle che a me piacciono di più, quelle più terrose. C'è la radice del tarassaco che è una buona nota di base. In genere i profumi sono proprio costruiti così, hanno il loro equilibrio da queste note, un po' come gli accordi musicali, no? Quando stai raccogliendo delle erbe che magari i nostri bisnonni mangiavano in grandi quantità e si spamavano con queste erbe, incontri magari la persona anche anziana ma che non ha vissuto quei tempi e ti dà del pazzo e ti dice che quelle cose lì, ma neanche le galline le mangiano. Quindi la cosa è molto triste, perché in questi 50 anni abbiamo perso un sapere che non recupereremo probabilmente mai più. Il fatto di vivere isolati è qualcosa che a me è sempre affascinato, il silenzio. Non voglio dire che è bella la solitudine, anzi, la solitudine è una cosa molto triste, credo. Infatti sono qua in compagnia, altrimenti non avrei mai fatto una scelta così radicale da solo. Ho avuto la fortuna comunque di incontrare Alice, che come me ama questo tipo di vita.